Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Questo è il primo video del 2018, quindi spero veramente che abbiate passato un buon Capodanno, un serenissimo Natale e che siate partiti più carichi che mai per questo 2018. E inoltre se come tutti avete avuto anche voi, vi siete fatti anche voi dei buoni propositi per il prossimo anno, beh, dovete sapere che li ho fatti anch'io, sia per quanto riguarda le letture che la mia vita privata. E come sempre vi lascio qui se volete andare a sbirciare. Allora, come avevo annunciato su Instagram, quest'anno sarà l'anno in cui rivoluzionerò questo canale, nel senso che ho voglia di condividere con voi altre passioni e altri argomenti, insomma, della mia vita che non riguardano prettamente i libri. È per questo quindi che ogni domenica uscirà come sempre il video sui libri, e quest'anno voglio essere puntuale e regolare nell'uscita dei video, e un mercoledì sì e un mercoledì no, quindi ogni due settimane uscirà un video dedicato a un altro argomento, che può essere il teatro, può essere i miei acquisti su un determinato argomento, può essere una chiacchierata tra di noi, può essere veramente su qualunque cosa vi possa interessare e ci possa interessare. In questo modo mi aspetto anche di incontrare i gusti di qualcuno di voi che ha voglia di parlare anche di questi argomenti. E niente, allora cominciamo subito con un video che non parla di libri, ma non vi preoccupate perché tra pochi giorni ne arriverà un altro che invece è carico di libri. Voglio parlarvi oggi dei regali che ho ricevuto per Natale. Andrò in maniera molto spedita perché ne ho ricevuti tantissimi, quindi non voglio annoiarvi. Prima di tutto vi faccio vedere i regali che ho ricevuto la vigilia di Natale, perché io e la mia famiglia abbiamo una tradizione che diciamo ci tramandiamo da generazioni e che prevede uno scambio di regali in una maniera un po' particolare, comunque non sto qui a spiegarvela, comunque davanti al fuoco con un ceppo di legno davanti a noi, e appunto lo scambio di regali il 24 dicembre, quindi la sera prima di Natale, prima di andare alla messa. E niente, vi faccio vedere quello che mi è arrivato. La prima cosa che mi è arrivata dai miei genitori è stata questa, che è una borsa per portare chiaramente il computer portatile. Ups. Allora, mi mancava perché la mia era completamente scucita, cioè era veramente ridotta all'osso, e quindi niente, hanno avuto la buona idea di regalarmi questa, e insieme a questa borsa che vabbè, ha la sua tracolla, una tasca davanti e una cerniera sul retro, e insieme c'era anche il mouse. La seconda cosa che mi hanno regalato i miei genitori è stata invece questa, che è praticamente una spazzola, come vedete qui, che però si scalda, nel senso che proprio fa tipo fondo, nel senso che esce aria calda e quindi permette di fare la piega direttamente sui capelli umidi, perché ora va bene, non è che li asciuga quando sono completamente bagnati, però insomma quando sono umidi potete usarla per fare per esempio la frangia o per appunto dare delle onde ai capelli, perché utilizza il calore. Inoltre queste spazzole praticamente ne esistono, qui dentro ce ne sono di due dimensioni, più grande e più piccola. Il maritino invece mi ha fatto un regalo che non era previsto, ma dato che l'ha fatto alle mie sorelle ha deciso di aggiungere anche me, ed è stata questa scatola in latta presa a Bottega Verde. Io prendo tantissimi prodotti in questa catena, so che non sono completamente bio e non sono completamente salutari, ecco, nel senso che non hanno prodotti totalmente naturali, però il loro inci è molto migliore di tanti prodotti che si trovano al supermercato, per capirsi. Quindi considerando che comunque hanno un costo contenuto, quindi è logico che non siano perfetti, sono comunque migliori di molti altri, e quindi io anche per i capelli uso molto i loro prodotti. All'interno di questa valigetta c'era un burro cacao, una crema mani, un latte per il corpo e un bagno doccia delicato, tutti a insomma gusto, si può dire, profumo di argan e iris del Marocco. I profumi chiaramente sono squisiti, li ho già usati tutti, e la crema mani la tengo sul comodino perché me la do tutte le sere. Passiamo adesso al giorno di Natale. Il giorno di Natale ho ricevuto dalla mia suocera queste calze di Tezenis, che come vedete hanno tutti i cuoricini dietro, cuciti dietro, e le metterò sicuramente per Capodanno. E poi questa mascherina per gli occhi, eccola qua, è morbidissima, perché dovete sapere che io la uso tutte le notti, nel senso che non mi addormento senza, ma se la mattina mi sveglio c'è anche un minimo raggio di sole che entra dalla persiana, io mi metto la mascherina, quindi sono felicissima di averla ricevuta.
Passiamo adesso ai regali del maritino. Allora, in questo caso non vi faccio vedere né del maritino né dei miei genitori il regalo più bello, nel senso quello più grande, più importante, perché ve lo lascio alla fine, ovviamente. Prima di tutto dal maritino ho ricevuto tantissimi libri, cioè una pila di libri che ovviamente vedrete domenica nel video dedicato ai libri, quindi oggi non li vedrete. E poi lui ha l'abitudine di farmi diversi pensierini, diversi regali, insieme a quello che poi è quello principale, quello per il quale spende un pochino di più. Ho cercato di dirgli che non ho bisogno di tutte queste cose, ma lui ci tiene tantissimo a Natale, proprio impazzisce per lo shopping e mi fa tanti regali, quindi ve li faccio vedere. Il primo è questa tazza con la M di Martina, chiaramente. Io ovviamente la colazione la faccio tutte le mattine, quindi le tazze le uso sempre, mi fanno sempre comodo. Poi mi ha fatto questa, che è una spazzola che lisce i capelli praticamente pettinandoli. So che è molto simile all'altro regalo dei miei genitori, però non si erano messi d'accordo, quindi per caso mi hanno fatto una cosa simile ma diversa. Perché questo non è un fond, quindi non è qualcosa che butta aria calda, ma semplicemente si scalda come una piastra in maniera anche velocissima. E appunto una volta asciugati i capelli me li posso pettinare e raddrizzare anche delle pieghe, ecco, che possono venire magari dormendo, anche se io ho capelli molto lisci, insomma succede anche a me, e quindi mi aiuta a sfrenare i capelli e a renderli belli lisci. Altra cosa che mi ha fatto il maritino è stata questa, che è una statua che raffigura una coppia chiaramente e che si aggiunge alla nostra collezione di statue di coppie, e sono felice di averla ricevuta perché per l'appunto la nostra collezione deve sempre aumentare, e so che anche a voi è piaciuta molto l'idea perché me l'avete scritto quando ho fatto l'haul delle cose comprate ai mercatini di Natale. Mi ha fatto poi due capi di vestiario. Il primo sono questi qui, stivaletti, non sono UGG, sono Tiurai, mi sembra, faccio vedere, vediamo se lo leggete, comunque vabbè, sono scarponcini in stile UGG con il pelo all'interno, per l'appunto il pellicciotto all'interno che tiene i piedi belli caldi caldi. Allora, non sono UGG, ma le ha pagate all'incirca la metà di quanto costano gli UGG, quindi sicuramente non sono di scarsa qualità, ecco, dovrebbero essere comunque di una buona qualità e non di quelli come ho sempre avuto io, che poi li prendevo magari al mercato dai cinesi e non erano niente di che, mi duravano a malapena un inverno e poi li dovevo sempre buttare via. E li ho già provati ovviamente, sono caldissimi, meravigliosi, e niente, io li amo, anche il colore, perché io durante l'inverno vesto moltissimo con colori autunnali, quindi uno stivaletto del genere mi mancava e il marrone è perfetto perché lo userò moltissimo. Il secondo capo di vestiario che mi ha fatto è stata questa, preparatevi. Questo bellissimo, non so come si chiama, cappotto, giubbotto, boh, comunque di pelliccia, vabbè, non si vede per niente, non si capisce niente, come qui, comunque vabbè, c'è la sua cerniera e poi ha le maniche lunghe ed è lungo fino un pochino sotto la vita, e chiaramente la pelliccia è finta, è morbidissimo, morbidissimo e caldissimo. Non avevo niente del genere, avevo un altro pellicciotto, però era con con le maniche a tre quarti e che arriva sotto al seno, quindi non è fatto proprio per tenere caldo, e invece questo è coprente, chiaramente, perché mi avvolge tutto ed è veramente caldissimo, è elegante ed è qualcosa che mi mancava completamente, quindi sono felicissima di averlo ricevuto perché è veramente azzeccato per il mio stile e per ciò di cui avevo bisogno, sono felicissima. Passiamo adesso, perché non ve lo faccio vedere il regalo più bello di tutti, ai regali che ho ricevuto per, insomma, a casa dei miei genitori. La mia sorella Ilaria mi ha fatto dei libri, che quindi vedrete anche quelli domenica, mentre mia sorella Camilla, oltre ad un libro, mi ha fatto anche dei regali tutti fatti a mano. Dovete sapere che lei è una artista, nel senso che è veramente, veramente brava a fare cose in maniera artigianale, per l'appunto, cioè prende spunto da video su YouTube e così via e crea delle cose meravigliose, anzi le dico sempre che dovrebbe aprire un canale dove mostra le sue abilità. E allora ha fatto quindi dei regali a tema sia a me che all'altra mia sorella, alla mia sorella tema Disney e per me tema Harry Potter, e quindi ve lo faccio vedere. Il primo è un album per le foto ed è questo, cioè ragazzi, ciao, mi si vede nello specchio. Allora, questo è un album con a tema lo specchio delle Marb, lo specchio delle brame praticamente di Harry Potter. L'ha fatto tutto lei a mano, quindi ha ricoperto l'album. All'interno troviamo un'immagine relativa per l'appunto a Harry Potter, e nell'ultima
la pagina del libro dedicata a questo specchio, quindi quando lui entra nella stanza trova lo specchio nel quale sono riflesse le persone che lui vorrebbe avere accanto, come i suoi genitori, ma appunto si guarda intorno e sono solo nello specchio, sono un suo desiderio, ecco, non sono accanto a lui. C'è lo specchio qui davanti, ragazzi, è un pensiero meraviglioso, ma guardate la cura con cui è stato realizzato, io lo amo alla follia e niente, non posso che farle complimenti per questa cosa bellissima. Secondo articolo a tema Harry Potter è stata questa tazza, eccola qua, che ha la saietta, vabbè, tipica di Harry Potter, e poi al suo interno, come vedete, ci sono i fondi del tè. Anche questo, se vi ricordate, insomma, accade nella storia di Harry Potter. Questa chiaramente non la userò come... insomma, per mangiare, ecco, per fare colazione, ma lo userò come porta oggetti e appena registrato questo video domani la porterò in ufficio e così lo userò come portapenne e sarà personalizzato e unico. Io la amo, cioè guardate, bellissima. Infine, ultima cosa meravigliosa tema Harry Potter, e qui ragazzi lo so che vi scioglierete in lacrime, è questa. Cioè io ho ricevuto la scatola originale, anzi, del negozio di Ollivander. Cioè, va bene? Va bene, ho detto tutto. Ovviamente al suo interno c'è la mia bacchetta magica, ok? Nella sua custodia, ovviamente in tessuto e morbida, ed ecco qua la mia bacchetta. E la prima cosa che ho fatto, una Avada Kedavra, perché così per testare, che in realtà poi ovviamente questa bacchetta è una penna blu meravigliosa che non userò mai perché non voglio finirla, o comunque in ogni caso anche nel momento in cui sarà finita la penna non butterò mai via una cosa del genere. Cioè ragazzi, finalmente anche io sono una maga, troppo felice. Bene, finalmente è arrivato il momento di farvi vedere i regali più belli che ho ricevuto. Il primo è quello che ho avuto dai miei genitori e sono questi, degli occhiali Burberry. Penso si pronunci così, lo so che io lavoro nel mondo degli occhiali ma i nomi tanto si sbagliano sempre. E sono degli occhiali da sole. Allora c'è da dire questo, poi ve li faccio vedere, che a parte lo stratagemma che hanno usato per farmeli provare con una scusa senza farmi capire che erano per me, e io ci sono cascata in pieno, quindi so che il modello, sapevano che il modello mi stava bene, ma soprattutto me l'hanno fatti con le lenti graduate. Io ho occhiali da sole, a parte ho tanti occhiali da sole comprati così alle bancarelle, quindi niente di qualità. Ho dei Ray-Ban che comunque non hanno le lenti graduate, quindi io, perché li ho comprati in un momento in cui molto spesso usavo le lenti a contatto. Ora le uso molto meno perché questi occhiali mi piacciono tanto, sono più pigra, quindi non me le metto quasi mai. E a parte questo, come magari l'estate per l'appunto ho sempre lenti a contatto, mi capita comunque dei momenti in cui ho gli occhiali e magari avrei voglia di mettermi gli occhiali da sole e non posso farlo perché sennò sarei completamente cieca, e quindi mi hanno fatto questi e sono felicissima, li userò tantissimo, ora ve li faccio vedere. Ecco qua, questi sono gli occhiali con le lenti sfumate, io li amo alla follia, non vi rendete conto quanto è spessa la lente perché grazie al cielo sono bravi e quindi non si vede, ma io sono veramente cieca, ve lo giuro, e quindi questi occhiali non solo mi piace tantissimo la forma, mi piace il colore, ma soprattutto li posso usare sempre, anche per l'appunto un giorno che sono in macchina, scappa un raggio di sole, esce un raggio di sole come si dice, e io mi cambio e mi posso mettere gli occhiali da sole, sono felice senza fare un incidente, il che è molto buono. Ed ho lasciato per ultimo il regalo che più aspettavo. Devo essere sincera, l'avevo chiesto, avevo detto semplicemente io vorrei comprare questa cosa, non sono riuscita a comprarla negli ultimi mesi, se fosse possibile, se qualcuno me la volesse fare la prendo volentieri, se no pace, me la comprerò da me il prossimo anno, e sarebbe una fotocamera compatta. Avevo bisogno di una fotocamera che fosse di buona qualità, anzi direi anche di ottima qualità per quanto riguarda il risultato finale, quindi foto e video che venissero in una risoluzione ottima. La macchina fotografica che uso qui è una Canon, che però non è compatta, quindi di quelle belle grosse. Le foto le fa molto bene, però è scomoda da portarsi dietro, e poi purtroppo non ha la messa a fuoco automatica per quanto riguarda i video, quindi anche ad esempio adesso che sto registrando, se mi per caso fossi fuori fuoco, sarò fuori fuoco per tutto il video. Se invece voglio rimettermi a fuoco, devo spengere, stoppare la registrazione, mettermi a fuoco e riattivarla, quindi è una cosa un po' scomoda che qui in casa posso fare perché comunque ho un programma qui davanti a me che mi permette di fare tutto rapidamente, ma quando sono fuori, oltre ad essere scomoda da portare dietro, è anche proprio
rischio veramente, ecco, di rovinare il risultato finale di una ripresa alla quale magari tengo e che non avrò, che non potrò tenere con me. Quindi il maritino avevo scelto per l'appunto una macchina fotografica che mi piaceva molto e che avesse un prezzo contenuto, insomma un buon rapporto qualità-prezzo, ma lui ovviamente è andato oltre e mi ha preso una macchina veramente veramente buona. Ovviamente non so quanto costa e non me lo dite, nemmeno voi per favore, perché è chiaramente un regalo e non ho intenzione di saperlo. Insieme alla macchina chiaramente mi ha fatto anche la sua custodia, cioè perché lui pensa anche ai dettagli, e la macchina fotografica è questa. Eccola qua, è una Canon, ora ve lo dico, SX730HS, con video e che fa video anche in video e foto in full HD ed ha lo schermo che può, ecco, sollevarsi verso l'altro per poter, soprattutto per i vlog, per potersi fare dei selfie. Ho cominciato fin da adesso a, insomma, ecco, faccio vedere anche il flash, ecco qua. Ho cominciato fin, ovviamente da subito a zazzicarci, a capire come funziona e l'ho sperimentata. Ho scaricato sul cellulare il manuale di istruzioni e oltre a quello anche un'applicazione che permette di inviare grazie al wifi in un secondo le foto dalla macchina fotografica al cellulare. Nel caso in cui appunto abbia fatto una foto bella qui e la voglio mettere su Instagram, non ho bisogno di collegarla al computer, rinviarmela in qualche modo sul cellulare e così via. È veramente comodissima. Le foto e i video sono di una qualità spettacolare, una cosa mai vista, sono super soddisfatta e quindi sono stati rispettati tutti i criteri che avevo messo, ovvero che avesse lo schermo che si può girare in avanti e che facesse chiaramente foto di alta qualità. Non sono un'esperta, quindi non vi posso dire nel dettaglio quali sono le caratteristiche, ci sto studiando, ecco, però io posso dirvi qual è il risultato finale e quando vedo che il risultato finale mi soddisfa, allora va bene, allora vuol dire che va bene. E l'amo da morire, l'amo la follia, quindi preparatevi a tanti tanti vlog durante questo nuovo anno. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato interessante, insomma, e che abbiate trovato magari spunto anche voi per qualche acquisto che potrebbe piacervi. Fatemi sapere se anche voi siete rimasti soddisfatti dei regali ricevuti a Natale e ovviamente vi aspetto domenica per il video relativo a tutti i libri che mi hanno regalato per Natale, sono veramente tanti e sono veramente belli, quindi vi aspetto numerosi. Grazie, ciao!